che la nostra è una famiglia che insomma, fa doppiaggio questo mestiere da generazioni, da mio nonno Carletto Romano, la voce di Jerry Lewis. Mi vedranno in televisione? Spero di venire naturale in televisione come nella vita. E mia nonna, appunto i miei genitori, e poi noi ci siamo trovati dentro. Ma sicuramente anche per una grande passione, cioè non è che nasce dal fatto che avendo avuto i nonni, i bisnonni, la famiglia, alla fine penso che ci siamo veramente trovati a fare questo mestiere per un amore profondo, per tutto ciò che è arte, quindi teatro, televisione, ma soprattutto doppiaggio. Guarda, ogni lavoro ha la sua cosa, cioè ogni lavoro è affascinante per quello che stai facendo. I cartoni animati io li adoro, cioè ho quasi 50 anni e di testa ce n'ho 15, anzi forse anche un po' di meno, perché me li guardo, mi piace tantissimo farli, vivi nel mondo della fantasia, dei colori, per cui mi piacciono da morire. I film è bello e affascinante perché a volte ti trovi comunque a doppiare delle attrici che ti piace proprio fare, tipo Gwyneth Paltrow, Brooke Shields, Natasha Kinski, Mira Sorvino e tante altre. Oppure cantanti come Björk. Devi stare attento. Stai dietro a me. Una pazza scatenata perché è veramente un artista a tutto tondo. Quindi voglio dire, è sempre È così, una scoperta. Adesso, ad esempio, sto dirigendo proprio la prossima settimana inizio la terza serie di una serie americana bellissima che si chiama The Big Sea, Passate del tempo con noi, un po' più di 2 minuti. che è una serie proprio rimani incantata a guardarla. Cioè, oggi, ad esempio, le serie non sono più serie, sono dei grandi film, sono girate talmente bene con delle sceneggiature scritte da Dio, con dei registi fantastici, con degli attori straordinari che anche la serie è affascinante. Quindi dove vai a cadere, cadi sempre bene. Io cado sempre in piedi però. Tanti anni fa, c'erano veramente pochissimi bambini che facevano doppiaggio, chiamavano ragazze che sapessero fare bene i bambini. Eravamo veramente in poche e quindi ti chiamavano a fare questi provini per questi attori straordinari, spesso americani, piccoli, dove non c'erano doppiatori piccoli che potessero fare con una grande velocità. E quindi ho vinto questo provino per fare appunto Otto sotto un tetto, che ho fatto per poi 18 anni, questa serie. E all'inizio è partita che era piccola, era un bambino di 6-7 anni, per cui non avevo difficoltà. Poi questo ragazzo nell'arco degli anni è diventato un 23enne, 24enne. Io dissi alla rete, a Mediaset, dico, io non sono più in grado di fare sto ragazzo, questo è un uomo, chiamate un uomo, dico, tra l'altro mi sto rovinando la voce. Fecero i provini e in America non andarono perché ormai si erano abituati alla mia vocalità, che tra l'altro è uguale identica all'originale. Se voi sentite l'originale, That's just my poker face. sembra un cartone animato. Per molto tempo ha questa voce un po' particolare perché è un personaggio disadattato, eccetera. Però mi ricordo che in alcuni episodi tornava normale, cioè aveva Esatto. un siero che lo trasformava in una persona normale. Sì. Quindi devi fare una voce E anche lì maschile. hanno fatto i provini e hanno chiamato dei ragazzi perché dico, scusate, io sono una donna, non posso fare un ragazzo di 24 anni. Hanno fatto i provini e non sono piaciuti nuovamente, mi hanno detto, guarda, provalo tu, l'ho provato io, ho vinto il provino sul maschio. Un po' triste sta cosa. Però devo dire che era credibile, cioè Sì. se tu senti il doppiaggio può sembrare un ragazzo. Ma io ero un po' così perché comunque facevo una fatica terribile vocalmente, perché un conto è un bambino, portare la voce a un 25enne, insomma, non era nelle mie corde. Quindi gli ho chiesto un sacco di soldi, dico tanto non me li daranno, invece me li hanno dati, però io tutti quei soldi li ho poi utilizzati per fare una bella operazione alle corde vocali. Non sarò stato io! Ci sono delle cose nella vita che uno si ricorda con grande calore, con grande trasporto, e quella sicuramente è stata una serie che mi ha segnato positivamente. E questo, di questo sono molto fiera. Il provino
almeno, siccome mio fratello sa che sono brava a fare tutto, mi ha detto: Monica, falli tutte e due, tutt'al più uno dei due magari lo vinci, sapendo le grandi potenzialità. E invece l'ho vinto tutte e due, mi ha preso un colpo, ho detto: oddio, come devo fare? Pensa, all'inizio li facevo separati, cioè prima facevo la femmina e poi facevo il maschio. Alla fine ero talmente stanca di rivedere gli anelli che passavano, dico: no, faccio tutto insieme. Facevo l'uno e l'altro, mi parlavo e mi rispondevo da sola. Ma in fondo è bello sapere che c'è qualcuno come me, qualcuno con cui condividere le mie esperienze. E tu preferisci stare con i tuoi amici speciali. Poi dice: ma perché i doppiatori sono un po' strani? E vieni in sala a vedere, così poi ti rendi conto. Quello che c'ha i tic, quello che arriva in ritardo e si incavola, cioè c'è un po' di tutto anche nel nostro ambiente. È un ambiente molto colorato. Sì? Sì, sì, sì. Per quanto riguarda i Simpson, veramente una serie anomala, nel senso che è un fenomeno, se si può dire. Forse l'unica serie in assoluto che ha guadagnato così tanti soldi. E io ho parlato un po' di tempo fa con il regista che fece il film, David Silverman, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere a una serata, e lui giustamente, io gli ho chiesto, dico: ma finiranno i Simpson? E lui mi fa: no, finché c'è business non può finire. Giustamente, no? E loro hanno guadagnato delle cifre veramente stratosferiche, perché comunque in tutto l'emisfero è stata trasmessa, in Italia è trasmessa 24 ore su 24 su Fox, cioè una cosa. Tu pensa a livello economico soltanto di passaggio, di pubblicità, di cose, l'introito che può avere una serie del genere. È una serie molto, molto, forse la prima, appunto, di 25 anni fa, la prima innovativa, no? Così particolare, diversa, con questo stereotipo della famiglia un po' così, il padre ubriacone, che cioè, no, la mamma tutta precisa, cioè la prima serie, sì, vera. Poi sono arrivate a catena tutte le altre. È una serie alla quale sono molto affezionata. Mai avrei pensato di vivere un momento di assoluta perfezione. Quest'anno ci sono un po' di problemi all'interno proprio del nostro gruppo storico, e Ilaria Stagni e Liu Bosisio, Ilaria fa Bart e Liu fa Marge, come tutti sapranno, soprattutto gli appassionati, non hanno accettato una riduzione del 50% sul nostro contratto. Tantissimo. Inizialmente ci avevano chiesto il 75, che è una cosa allucinante. Tutto questo è accaduto nell'arco di 6 mesi, cioè 6 mesi prima avevamo chiuso un contratto dicendo: adesso stiamo a posto così per 3 anni, 2 anni, non si tocca questa cosa. E dopo 6 mesi, invece, con la crisi, con le cose, c'è stato questo taglio del 50%, per cui sia Ilaria che Liu non hanno voluto accettare, e loro hanno fatto i provini. Pare addirittura che siano arrivati a fare i provini a dei talent che forse hanno accettato, però è tutto molto top secret, cioè non dicono ancora nulla. Adesso siamo quasi a metà luglio, io avrei già quasi finito la serie, invece non l'ho neanche iniziata, quindi non so come andrà a finire. Mi auguro che magari avranno così il buon senso di trovare una mediazione, di riprendere Ilaria e Liu, che sono due attrici straordinarie, e mi sembra veramente una follia cambiare due voci dopo tanti anni. Eh sì. per una cifra ridicola rispetto a quello che è il guadagno e l'introito. Poi ecco, io adesso voglio dire, se uno deve dire proprio quello che pensa, credo veramente che Ilaria Stagni sia insostituibile, perché Ilaria è un altro talent pazzesco, cioè lei ha una capacità nel fare i maschi. Non so se vi ricordate Mamma ho perso l'aereo, quel bambino, che voglio dire, quello era un bambino, non è che cioè ci credi, sì, quindi lo cambi. Chi è in grado di fare una voce del genere? Sono molto curiosa di vedere. All'inizio, cioè, la trovavo una cosa un po'
forzata, non lo so, cioè a me piaceva più stare al leggio. Poi dopo però ci ho preso gusto, ormai sono più di 15 anni che dirigo, ho iniziato avendo la fortuna di fare delle serie bellissime come Kinedi, come un film di Spike Lee. È un lavoro creativo, è come regista, quindi stai dietro e hai la possibilità di dimostrare quello che veramente sai fare. Ad esempio, ci sono tanti direttori, che per così, a mio avviso, per un fatto di comodità e di sicurezza, chiamano degli attori straordinari, quindi fanno una distribuzione straordinaria. Luca Ward, Roberto Pedicini, Roberta Greganti, che sono tutti dei grandissimi attori, e poi vai a sentire il film e dici: ammazza, bro, che poesia! No, invece a me piace mettermi, cioè, mi piace mettermi alla prova, magari anche usando con voci che non sono molto usate, ma sono anche degli attori straordinari o attrici. E quindi spesso, se non mi trovo magari a discutere con i funzionari che magari hanno così delle preferenze rispetto ad altre, e anche loro, devo dire, generalmente tendono sempre a chiamare gli stessi. Io quando posso questa cosa la sfato e mi piace chiamare anche altri attori che abitualmente non si sentono. Numero uno, e in Italia, insieme anche a un grande altro attore che io amo, che è Christian De Sica. Antonio è un attore veramente di una bravura. Non so se vi è mai capitato di vederlo dal vivo a teatro, è una cosa, io mi sento male, cioè a me mi fa sentire male, è di una bravura pazzesca. E quindi mi è piaciuto da morire chiamarlo. E così fargli fare questa serie. Lui si è divertito da morire, non vedo l'ora di poterlo chiamare nuovamente per altri progetti. E anche lì, diciamo, mi sono messa alla prova perché comunque, no, lui è abituato solo a doppiare se stesso. Ma visto e considerato che è un bravissimo attore, perché no? E tant'è vero che ci ha preso gusto, gli piace da morire. È venuto anche a farmi recentemente, ho fatto come direzione l'ultimo film di Eddie Murphy, che purtroppo non uscirà al cinema perché in America non è andato bene, e quindi quando accadono queste cose loro poi a livello mondiale preferiscono non promuovere, che poi secondo me è una cosa, non puoi legare solo al fatto americano, perché magari in altri paesi sono film che funzionano. Comunque Eddie Murphy è un nome che funziona, il film è bellissimo e Antonio è venuto a farmi una parte molto, molto carina, molto comica, di un papà che prende una trambata sul viso, cioè una giostra di un bambino gli va addosso e c'è una scena molto buffa. Beh, adesso se tu vinci un provino del genere ti chiamano e ti dicono: ma tu da adesso fino a 3 anni a venire, ci puoi dare la disponibilità un giorno a settimana per venire a fare questa cosa? Se non muoio, non mi succede qualcosa di grave, può essere di sì. È tosto, cioè, è un impegno grande, anche perché tante volte ti chiedono questa cosa e poi il personaggio tuo sparisce. Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Ti chiamano e ti dicono: Monica, la prossima settimana ci dai le disponibilità? Tu gliele dai e poi non ti chiamano. Tu li richiami e dici: scusate, ma no, guarda, in questa puntata non c'eri. Oh, io ti devo tenere disponibile una giornata, magari lavorativa, perché pensi che il mio personaggio c'è e poi non c'è. Insomma, un po' un casino, eh. Ci hanno messo in una condizione lavorativa sicuramente difficile, perché oggi, come ripetevo prima, rispetto a tanti anni fa, che si lavorava in maniera molto più serena, molto più tranquilla, oggi è un incubo, cioè veramente non, se non sei produttivo al 100% non puoi farlo sto mestiere, per la preparazione, cioè tu pensa al lavoro che c'è dietro, non è solo il doppiaggio, ma chiamare gli attori, fare i piani di lavorazione per andare poi in sala di doppiaggio, cioè è una catena, una cosa legata all'altra, che insomma diventa difficile da gestire quando si va così di corsa. Però ormai è questa la cosa, eh? Cioè, se tu accetti di comprare quel prodotto, sai che va in simultanea con
con gli Stati Uniti e quindi così deve essere fatto. Una volta era una cosa bellissima, andavi. Vedi come sono rilassata solo a ricordarlo. Ti accomodavi. L'importante è che comunque una delle prime cose è la precisione, dovevi arrivare puntuale, però tu arrivavi, ti vedevi lasciare. A volte, anzi no, la maggior parte delle volte che si faceva un film, prima te lo vedevi in sala cinematografica, ti vedevi il film in originale. Poi ti veniva dato il copione a casa e quindi avevi modo di studiarti bene il film e poi andavi in sala e appunto c'erano dei ritmi molto più tranquilli. C'era la pellicola e c'erano gli anelli, i famosi anelli, no? Un pezzo di scena che veniva tagliato e quindi c'era il proiettore che mandava questi pezzi di pellicola e ogni volta che passava un pezzo di scena tu facevi questo pezzo di scena, te lo guardavi, te lo studiavi, poi lo incidevi, se non andava bene si rifaceva, quindi con molta serenità. E poi fra un cambio e un altro di un pezzo di scena si parlava. Vogliamo chiamare il bar, che vogliamo fare? Parliamo d'altro, parliamo del prossimo lavoro, quindi per fare un film ci volevano anche un paio di mesi. Oggi, cioè, se tu chiedi a mio fratello Luca quanto ci ha messo a fare Il Gladiatore, penso in una giornata l'ha fatto. Al mio segnale, scatenate l'inferno. È una follia. Penso uno o due giorni ha fatto Il Gladiatore. Cioè, oggi è così. Poi, per carità, oggi c'è una tecnica diversa. Tanti anni fa si usava lavorare in gruppo con tutti gli attori. Cioè, se in una scena ci sono quattro attori che parlano, quattro attori al leggio, davanti al leggio, che fanno la scena come se stessero in teatro. Oggi no. Oggi i prodotti, soprattutto americani, vogliono tutte colonne separate, quindi protagonista da solo, altra protagonista da sola, cioè tutte colonne staccate. E quindi è diventato molto più veloce. C'abbiamo l'elettronica, per cui non c'è più gli anelli, quindi non c'hai veramente tempo di respirare fra un anello e l'altro. Tu vai, immagini. Se tu senti film di tantissimi anni fa e tu senti film di oggi, tranne rarissime eccezioni, veramente, questo è un mio giudizio, di voci straordinarie ne posso elencare qualcuna, una sicuramente è mio fratello, ma non perché sia mio fratello, perché secondo me è number one, lo dico proprio e lo dico anche la prossima volta, anche fra 10 anni. Ma lui, Massimo Lodolo, che ne so, Roberta Greganti, Emanuela Rossi, Massimo Rossi, ci sono delle voci storiche che comunque quando tu vai a vedere un film senti la differenza. Se io vado a vedere oggi dei film dove non ci sono queste voci e poche altre, io sento il piattume. È tutto molto, cioè i suoni, io non riconosco le mie colleghe. Io a volte non riconosco i miei colleghi, è una cosa grave, perché vuol dire che le voci sono, forse sicuramente anche dovuto dalla velocità, dalla cosa, non c'è più, non è che è cambiato il modo di recitare, è che c'è un modo troppo rapido, cioè se un film americano ci è voluto un anno, 2 anni per girarlo, un doppiaggio non lo puoi fare in una settimana. Poi si fa, perché anch'io ormai sono abituata a ritmi allucinanti, tante volte faccio delle lavorazioni e non dirò mai quali sono, ma io neanche le guardo le scene, cioè ormai siamo arrivati a questa cosa, cioè troppo, capito? Non si può correre così tanto, perché noi veniamo dalla vecchia generazione e quindi abbiamo avuto la possibilità di crescere e di avere degli insegnanti che per noi sono stati fondamentali. Cioè un conto se c'hai un grande maestro che ti insegna, quella cosa ti rimane. Cioè noi abbiamo avuto dei maestri come Pino Locchi, come De Angelis, come Mario Maldesi, come Fede Arnauld, cioè persone che comunque hanno dato modo di costruire il tuo personaggio in maniera molto più profonda, con una ricerca su quello che è la recitazione che oggi non c'è. È vero che sono cambiati i tempi, che va tutto a mille, però io questa cosa non la sento più. È come quando stai al leggio con un attore bravo.
se tu stai al leggio con un attore o un'attrice veramente brava e tu, ti ade- tu stai a livello, cioè diventi più brava anche te. Se ti- io sto al leggio con una persona che non è capace a recitare, o dietro qualcuno che non mi dirige bene, anche io perdo di brillantezza, non c'è niente da fare. Tante volte dicono: Madonna, quell'attore però in quel film ha recitato più male. E bisogna vedere chi era il regista. Guarda che è fondamentale. Chi anche sta, ma tutti, non soltanto il regista, anche chi ti sta vicino, dal fonico, dal tecnico, dal direttore della fotografia, cioè è un lavoro corale. E se c'è una grandissima professionalità all'interno di una struttura dove tu lavori, se c'è grande professionalità, sicuramente tu sei in grado di dare molto di più, se no no. Ormai i prodotti stranieri sono veramente a un livello molto alto, quindi quando vai tu poi a doppiare, di solito vogliono molto la fedeltà, cioè deve, la voce deve essere simile all'originale, ti devi adeguare a quel tipo di recitazione, perché comunque nella stramaggioranza dei casi gli attori sono molto bravi. Ad esempio, quando abbiamo fatto i provini per i Simpson, assolutamente Matt Groening voleva la voce identica all'originale. Allora che cosa si sono inventati? Hanno preso una macchina che potesse verificare quanto la voce di un'altra attrice potesse essere uguale a quella americana. Questa è una semplice macchina della verità. Io le porrò alcune domande a cui risponderà sì o no e lei dovrà dire solo la verità, mi ha capito? Sì. E la scelta è stata proprio questa, nei vari paesi a livello mondiale. Cioè questa macchina ha rivelato che la mia voce fosse identica a quella poi di Lisa. E così hanno fatto la scelta di tutte e quattro le voci. Anche perché c'è un grande lavoro da parte loro in questo senso. E siccome giustamente il prodotto è loro, vogliono che la sonorità del vocale sia la stessa. Sì, tantissimo. Devo dire che questa è una cosa bella, perché vuol dire che poi, sai, io adesso a luglio, se tutto va bene, vado in pensione. C'ho 47 anni e c'ho 42 anni, no, ma continuerò a lavorare. Però nell'arco di tantissimi anni, noi chiaramente facciamo un lavoro all'ombra, stai sempre chiuso dentro le sale, però dopo tanti anni veramente ti rendi conto del riconoscimento che hai, perché ad esempio con questa cosa, questo sito di Facebook, no, che io non so quante amicizie ho rifiutato, tantissima gente mi ama, come ama tantissimi doppiatori e tantissimi professionisti che sanno fare bene questo mestiere. E questa è una cosa che ci riempie il cuore, perché vuol dire che alla fine abbiamo seminato bene. Cioè, e la cosa poi bella di un attore o anche di un doppiatore, che se poi muore, se ne va, comunque noi rimaniamo sempre, perché la nostra voce è stata registrata su prodotti che sono dei cult, che magari torneranno prima o poi, e quindi alla fine la nostra firma c'è. Sono felicissima per tutte le persone che mi amano e che mi vogliono bene e che mi seguono da tanti anni. E in questi ultimi 15 anni ho ricevuto tantissimi premi, altro riconoscimento sia da parte della stampa che dal pubblico, che ti fa capire quanto alla fine siamo amati. Grazie a tutti, veramente di cuore. Grazie, mi sono trovata benissimo e siete tutti carinissimi. Grazie. Grazie. Ciao. Magari se vi capiterà di venire a Roma, mi venite a trovare in sala, potrebbe essere una assolutamente cosa carina. Venite ospiti a casa mia e poi vi porto in sala. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!